Tante volte abbiamo sentito questo passo del Vangelo. So oft schon haben wir diese Stelle des Evangeliums gehört. Questa parabola Gesù la dice in un contesto speciale. Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Die Pharisäer hatten gemurmelt, dass er eben mit Sündern isst. Cosa dicono? La gente, i peccatori si avvicinano in silenzio, non sanno dire. Ma la sua presenza dice tante cose. Volevano ascoltare. Das Volk hatte sich in I dottori della legge cosa Jesus herangewandt und wollte ihm zuhören. Und die Pharisäer kritisieren das. Mormoravano, dice il Vangelo, cercando di cancellare l'autorità che Gesù aveva con la gente. La grande accusa, questo mangia con i peccatori. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sich eben empört und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst mit ihnen. Poi la parabola è un po' la spiegazione di questo dramma, di questo problema. Und das Gleichnis erklärt dieses Drama. Cosa sentono questi? La gente sente bisogno di salvezza. La gente non sa distinguere bene intellettualmente. Io ho bisogno di trovare il mio Signore che mi riempia. Das ha bisogno di una verstanden. Guida, di un pastore. Sie haben, e la gente si avvicina einen, a Gesù einen perché Hirten, einen, vede in lui jemanden, der ihnen das un erklärt. Pastore. Und sie sehen in ihn, in Jesus, den Hirten, dem sie ha bisogno zuhören. Di essere aiutata a andare nella vita. Sie brauchen die Hilfe, um sente im questo Leben bisogno. Vorwärts zu kommen. Gli altri, um, i dottori, sentono sufficienza. Noi siamo andati all'università, ho fatto un dottorato, noi due dottorati. So bene cosa dice la legge. Anzi, conosco tutte le spiegazioni della legge, tutte le casi, tutti gli atteggiamenti casistici. Si sentono sufficienti. Disprezzano la gente, disprezzano i peccatori. Sie verunsichern die, disprezzo ai peccatori. Die Sünder. Nella parabola lo stesso cosa dicono? Il figlio dice al padre dammi i soldi che me ne vado. Il padre und im Gleichnis geht es eben um den jüngeren Sohn, der dice nulla. Der seine Erbteil sich auszahlen lässt und geht, und der Vater sagt nichts dazu. Forse avrà avuto il ricordo di qualche ragazzata che aveva fatto da giovane, ma dice nulla. Un padre sa soffrire in silenzio. Der Vater sagt nichts. Ein Vater weiß auch, still zu leiden. Un padre guarda il tempo. Lascia passare dei momenti brutti. Ein Vater schaut auf die Zeit, er lässt auch schlimme Zeiten vorübergehen. L'atteggiamento di un padre è farsi lo scemo davanti alle mancanze dei figli. L'altro figlio rimprovera il padre. Sei stato ingiusto. Sohn macht dem Vater Vorwürfe. Das ist sehr ungerecht. Cosa sentono questi della parabola? Il ragazzo sente voglia di mangiarsi il mondo, di andare oltre, di uscire dalla casa. Forse la vive come una prigione.
Der Jüngere will eben hinaus in die Welt. Vielleicht hat er sich zu Hause im Gefängnis geführt. Di dire al padre, dammi quello che tocca a me. Und deswegen geht er zum Vater und sagt, gib mir das, was mir zusteht. Mit Mut, mit Kraft. Cosa sente il padre? Und was empfindet der Vater? Padre sente dolore, tenerezza e molto amore. Viel Liebe. Poi quando il figlio dice quell'altra parola, Liebe. Mi alzerò. Quando rientra in se stesso, mi alzerò e andrò da mio padre. Und in der Welt draußen geht der Junge dann in sich, der junge Bruder geht in sich und sagt, ich gehe zu meinem Vater. Der Vater sieht ihn schon von weitem. Und der Vater wusste eben auch zu warten. Cosa sente il figlio maggiore? Und was empfindet der ältere Bruder? Dice il Vangelo, egli si indignò. Im Evangelium heißt es, dass er sich erzürnte. Er wurde zornig. E tante volte indignarsi. Tante volte. È l'unico modo di sentirsi degno per quella gente. Oft ist Zorn die einzige Möglichkeit, sich wirklich würdig zu fühlen für diese Leute. E questi sono le cose che si dicono in questo passo del Vangelo, le cose che si sentono. Ma qual è il problema? Das ist das, was man hört, was man empfindet. Problema. Evangelium, aber was ist das eigentliche Problem? Cominciamo dal figlio maggiore. Problema che lui era a casa, ma non se ne era accorto mai cosa significasse vivere a casa. Das Problem des älteren Bruders ist, dass er nie richtig verstanden hat, was es heißt, zu Hause zu sein. Ma non capiva cosa fosse un rapporto di amore col padre. Er hat nicht verstanden, was es heißt, eine Liebesbeziehung zum Vater zu haben. Il figlio si indignò e non voleva entrare. Ma questa già non è la casa. Ins Haus hineingehen. Come lui si aveva pensato. Lo stesso dei dottori della legge. Non c'è ordine. È venuto questo peccatore qui e gli hanno fatto la festa. E io? Da gibt es ein Fest. Il padre dice la parola chiara. Der Vater antwortet ihm sehr klar. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Mein Kind, du bist immer bei mir. E di questo il figlio non se ne era accorto. Und das hatte der ältere Bruder nicht verstanden. Come fosse un albergo. Er hat senza sentire sei sein quella Hotel. Paternità. Und er hat diese Vaterschaft nicht empfunden, die ja für ihn da war. Tanti alberghieri nella casa della chiesa che si credono i padroni. So ist es auch oft in der Kirche. Interessante, il padre non dice alcuna parola al figlio che torna. Es ist interessant, dass der Vater nicht lo bacia, lo abbraccia, le fa festa. Zu dem Jungen sagt, der nach Hause kommt. Er nimmt ihn nur in den Arm, küsst ihn und lässt ein Fest machen für ihn. Er wirft ihm die Sünden nicht vor. Per entrare nel cuore, aveva il cuore blindato per le sue concezioni della paternità, della figliolanza, del modo di vivere. Io ricordo una volta un saggio sacerdote anziano, un grande confessore, è stato missionario, un uomo che amava tanto la Chiesa. E parlando da un sacerdote giovane, molto sicuro di se stessa, der mit einem sehr selbstbewussten jungen Priester molto credente che lui era un valore, che lui aveva dei diritti, der sehr davon überzeugt war, dass er einen Wert hatte, dass er Recht hatte in der Kirche. Diceva, ma io prego per questo, perché il Signore
gli metta una buccia di banana e lo faccia scivolare. Quello le farà bene. Ich bete, dass der mal auf einer Bananenschale ausrutscht und richtig hinfällt. Sembra una bestemmia. Gli farà bene peccare. Perché avrà bisogno di chiedere perdono e troverà il Padre. Weil er dann vielleicht auch lernt, um Verzeihung, also dass er wirklich, tante cose, weil er in Sünden fällt, auch dass er dann lernt, ci dice questa um Vergebung zu bitten, zum Vater zu gehen. Parabola del Signore, che è la risposta a coloro che lo criticavano, perché andava con i peccatori. Das war also die Antwort Jesu auch hier im Evangelium. Ma anche an die Pharisäer, tanti oggi weil sie gesagt haben, dass er oder sich beschwert haben, dass chiesa, er mit den Sündern ist. A coloro che si avvicinano alle persone bisognose, alle persone umili, alle persone che lavorano, anche che lavorano per noi. Che il Signore ci dia la grazia di capire qual è il problema. Bitten wir den Herrn um die Gnade, dass wir verstehen, was das wirkliche Problem ist. In casa, ma non sentirsi a casa. Das Problem ist, zu Hause perché zu leben, aber sich nicht zu Hause zu fühlen. Rapporto di paternità, weil es di fratellanza. Soltanto c'è il rapporto die Beziehung der Brüderlichkeit gibt, di compagni di lavoro. Der Vaterschaft.